Passo la parola all'assessore. Buonasera a tutti, è con soddisfazione che presentiamo alla cittadinanza un progetto di fattibilità tecnico-economica per la razionalizzazione degli spazi dell'amministrazione alla luce dell'acquisizione dello stabile ex Alberio che è in fregio alla proprietà e del comune. Pertanto diciamo che lo scenario con l'acquisizione della proprietà Alberio che si è conclusa a dicembre 2018 ha dato qualche vincolo progettuale su quello che potrà essere l'utilizzo della struttura e la realizzazione del polo culturale. Io, a nome dell'amministrazione uscente, perché ci siamo appunto presi come impegno quello di lasciare agli eredi un progetto di ottimizzazione degli spazi finalizzato anche a un accorcimento di quello che può essere la caratura culturale di Mannate, aperto alla piazza, aperto alle associazioni e volto all'utilizzo e fruibilità degli spazi comunali da parte dei cittadini che sono i nostri azionisti. Pertanto, a nome dell'amministrazione uscente, presentiamo questo progetto alla cittadinanza come lascito affinché venga valutato e soppesato dalla prossima amministrazione che deve poi disporre in merito e predisporre tutti gli step necessari affinché questo o un progetto che riterrà più opportuno portare avanti venga dato poi in pasto a chi lo dovrà sviluppare e che soprattutto porti del valore aggiunto ai cittadini. Ci sono questa sera presenti lo studio Veronesi che sono i redattori di questa proposta che sottoponiamo alla cittadinanza. Questa proposta è quella definitiva, successiva a un primo step di presentazione che abbiamo fatto pubblica in una commissione consigliare e sono state ricepite anche delle puntualizzazioni e delle verifiche supplementari richieste dai commissari presenti. Era stata ventilata anche l'ipotesi di abbattere totalmente lo stabile Alberio e per poi costruire a mani libere quello che ci sarebbe stato. È stata valutata in questo step e lascio la parola ai relatori spiegare qual è stato l'esito di questa verifica e presentare quello che secondo loro è la miglior soluzione per soddisfare i requisiti che come amministrazione abbiamo dato ai progettisti. Vi ringrazio anticipatamente per la presenza e vi auguro una buona visione. Grazie. Grazie. Allora, lui, l'assessore, ha già detto che siamo lo studio Veronesi Arching, io sono Adriano, Andrea ingegnere, Stefano architetto, e quando c'è stata ventilata questa possibilità, naturalmente abbiamo detto è un'occasione da non perdere, per cui ci siamo buttati in questa vicenda che ci ha appassionato. Direi che di fare una premessa rispetto a quello che ha detto l'assessore, varrebbe la pena, visto anche la presenza notevole di persone, di far vedere quello che come ci siamo mossi, come è partito l'esame di questa soluzione. Per cui comincerei ad inquadrare
nell'ambito del nostro territorio di proprietà comunali oggetto di nostro interesse, a cominciare dalla Via Volta, l'edificio di Via Volta che attualmente comprende la biblioteca, per passare al complesso tra lungo la via Marconi, dove c'è anche l'attuale ufficio comunale, sede comunale e gli spazi accessori, più l'edificio Alberio, più i magazzini laterali in fase di demolizione, per arrivare poi al terzo edificio di via Matteotti, che è quello dove ci troviamo, attualmente comprende ufficio tecnico, ufficio urbanistico. Allora, il primo approccio è stato quello di verificare innanzitutto gli spazi che attualmente il Comune ha a disposizione, fare delle verifiche in termini di superficie, di dipendenti, e avere dei contatti anche con i dipendenti comunali per capire un po' le varie esigenze. Dopodiché, fatta questa analisi con le destinazioni varie che qui vedete identificate... Piano, sì? Prova a allontanare un po' il microfono. Perché vibra? No, un po' più dovrebbe tenerlo così, è un po' più lontano. Così? Grazie, Guido. Allora, ecco, qui vedete, sono indicate le destinazioni di complessi che abbiamo analizzato, come dicevo, in Via Volta la parte biblioteca, quella indicata in rosso, poi nell'angolo tra questo qui è l'angolo tra via Matteotti e via Marconi, l'edificio dove ci troviamo, con le destinazioni attuali a strutture tecniche per il primo piano e edifici, uffici sociali al piano terra, con strutture dedicate allo sport, alla cultura e lo spazio viola dove ci troviamo adesso, che era la sala consigliare. Gli stessi colori vengono riproposti poi in questa visione aerea con le fotografie, in particolare si cominciano a vedere anche le caratteristiche dell'edificio Alberio, che poi andremo ad analizzare in dettaglio. È inutile che vi stia qui a ripetere quali sono le destinazioni, perché più o meno tutti le conoscete. Comunque la parte viola è l'edificio acquisito dal comune, l'ex Alberio, la parte azzurra è l'attuale edificio comunale, le parti con gli altri colori sono il blu destinato alle associazioni, i verdi sono i magazzini, la parte azzurra attualmente è quella dei vigili urbani. Ecco, prima di passare, diciamo che quando abbiamo analizzato questi volumi, questi spazi, abbiamo cominciato a pensare quale poteva essere una prima ipotesi di sviluppo dell'edificio Alberi. Come vedete, la fotografia a sinistra identifica il prospetto nord e la parte che balza all'occhio è qualcosa che manca. L'edificio è quasi completamente simmetrico, ma manca una porzione che molto probabilmente nel periodo di costruzione di questo edificio degli anni 60 non era stato possibile realizzare per problemi di confine. Allora si era fatto un edificio a confine con quel taglio che lo mozza, non lo rende attraente. Per cui una prima valutazione importante è stata quella di dire che qualsiasi indirizzo, qualsiasi scelta avessimo fatto sulla destinazione del fabbricato, comunque lì bisognava riportarlo ad una forma simmetrica. E da qui abbiamo ipotizzato, al di là delle demolizioni in giallo che sono in parte anche già appaltate, abbiamo individuato, lo vedete col colore rosso, una porzione di ampliamento che mette l'edificio di ritornare ad avere una sua simmetria. La simmetria così ricomposta comincia subito a dare importanza all'edificio, al di là comunque della destinazione. In contemporaneamente a questa possibilità di ampliamento, abbiamo cominciato a valutare la necessità di realizzare dei box interrati, perché una struttura di questo genere hanno sicuramente bisogno di parcheggi, e in funzione anche della presenza di un accesso all'attuale parcheggio Coop, abbiamo valutato di sfruttare la rampa per accedere almeno ad un primo piano interrato,
che ci desse la possibilità di realizzare dei parcheggi interrati. Ecco, fin qui la prima analisi, senza entrare poi nelle scelte. Dopodiché abbiamo valutato le ipotesi di intervento. Abbiamo considerato come soluzione, abbiamo fatto due soluzioni, la soluzione 1 e la soluzione 2. La soluzione 1 poi è stata quella adottata e accettata dall'amministrazione e che poi abbiamo approfondito. E per la soluzione 1 abbiamo ipotizzato di realizzare nella parte in ampliamento colorata lì in rosso e in una piccola parte di ristrutturazione il corpo da destinare al polo culturale. Nella parte centrale vale la pena fare un riferimento alle vecchie foto, alle foto che abbiamo visto prima. La parte centrale è caratterizzata da questa copertura trasparente che attualmente ha una forma leggera eccetera, ma che comunque dà all'edificio una sua valenza. Noi riteniamo che quella copertura trasparente, quello spazio centralizzato, quella forma, la dimensione eccetera, possono in futuro diventare la sede ideale per una sala civica con struttura polivalente, che possa funzionare anche da sala consigliare, ma che possa avere altre funzioni. Poi andremo ad analizzarle. Sempre parlando dell'edificio lì di ex Alberio, la parte gialla sarebbe poi da destinare ad uffici, che poi andremo ad analizzare, la parte marrone è un deposito automezzi provvisorio. Naturalmente sotto c'è un cantinato da legare poi a deposito, magazzini, eccetera. Sul fianco si vedono realizzati i parcheggi. Questa ipotesi 1 ovviamente prevede. Sempre il mio microfono. Pronto, meglio? Questa ipotesi 1 ovviamente prevedeva per l'edificio di via Matteotti di dover mantenere in loco gli attuali uffici tecnico e urbanistica al primo piano, più o meno della dimensione che hanno attualmente, con una rivisitazione degli spazi interni, ridistribuzione di qualche locale, sale, riunioni, eccetera, e attribuendo invece al piano terra un notevole spazio che è quello della sala consigliare attuale più lo spazio retrostante a archivio, attribuendo invece il colore verde del piano terra alle associazioni. Ecco, diciamo che questa soluzione è stata accettata ed era antagonista alla soluzione 2, che prevedeva invece di cercare di distribuire, di contenere il più possibile nello spazio Alberio gli uffici comunali, mantenendo comunque la sala civica nella posizione prevista anche nella soluzione 1 e trasferendo lo spazio culturale nell'attuale sede dove ci troviamo adesso, nell'attuale sede urbanistica e uffici tecnici eccetera. A questo punto, come vedete nella colorazione rossa, gli spazi da destinare al polo culturale, biblioteca, tutto quello che gli va dietro, mantenendo solo nello spazio verde per associazioni e cose annesse, inserendo invece nell'alberio, come vi dicevo, tutta la parte uffici che in questo caso aveva in questa ipotesi una vantaggio di collocazione più comodo e vicino all'attuale sede comunale. Abbiamo riunito un po' dopo questa lettura uno schema che stabiliva i pro e i contro delle due soluzioni. Ve le leggo perché sono quelle che proprio fanno un po' capire perché poi ci si è orientati su questa, sulla soluzione 1. Allora, soluzione 1, nuovo polo culturale, sala civica e uffici nell'edificio Alberio. Pro: nuovo polo culturale come immagine centrale della città in connessione diretta con la piazza delle Tessitrici. C'è bisogno che la piazza abbia uno sfondo, così com'è non ha riferimenti, ha bisogno di avere qualcosa che la rappresenti e che diventi proprio uno spazio importante per la città. Rivalutazione di tutto lo spazio pubblico circostante,
creazioni di spazio verde, eccetera, che poi vedrete specificato nel progetto. Interrelazione tra biblioteca e nuova sala civica, mostre, conferenze, dibattiti, cioè il fatto di avere la sala civica vicino al polo culturale mette in condizione di poter realizzare eventi, dibattiti, eccetera, con molta più praticità. Collegamenti diretti e nuovi parcheggi interrati, perché vuol dire avere tutte le attività direttamente collegabili a un interrato dove comunque ci sono dei parcheggi. La sala civica di forte rappresentanza, sostenibilità economica, la parte tecnico-amministrativa di Via Matteotti subirebbe adeguamenti normativi, avrebbe bisogno di avere gli adeguamenti normativi. Gli archivi troverebbero sede in Via Matteotti in prossimità degli uffici tecnici, di conseguenza un diretto collegamento tra la verifica, l'archiviazione, andare a recuperare le vecchie pratiche, è molto più comoda di come è la situazione attuale, gli archivi sono dietro l'attuale sede comunale, per cui gli uffici tecnici spesso devono muoversi e perdere tempo per andare a fare a recuperare le pratiche. Contro? Solo per aggiungere che non è completa l'informazione riguardo la parte tecnico-amministrativa di Via Matteotti, quindi gli uffici tecnici potrebbero anche solo essere messi a norma rispetto allo stato in cui sono, ecco, al di là di trovare spazi interni suddivisi meglio di quanto sono ora, però non avrebbero bisogno di una rivoluzione che invece è prevista nella soluzione successiva. Da lì l'aspetto di sostenibilità economica. Contro in questa soluzione: la superficie uffici insufficiente per garantire la concentrazione di tutti gli uffici comunali, perché dovendo realizzare il polo culturale parte degli uffici non possono essere ovviamente essere recuperati in quegli spazi, per cui c'era questa negatività. In più la struttura tecnica manterrebbe come sede l'attuale di Via Matteotti, cioè non verrebbe ad essere modificata e di conseguenza con minori entità di spesa. Soluzione 2, che è quella che però è stata, diciamo, non è stata, tra virgolette, bocciata. Questa qui prevedeva i nuovi uffici col polo culturale in Via Matteotti. Il pro: tutto il settore amministrativo, uffici tecnici, assessorati, uffici di competenza, sarebbero tutti messi insieme in un unico complesso, collegabile indirettamente anche alla parte politico-amministrativa, cioè all'attuale sede comunale e al settore tributi. Ci sarebbe una maggiore fruibilità per il cittadino, per i parcheggi, superamento barriere architettoniche, organizzazioni in genere, e la sala civica rimane comunque una sala di forte rappresentanza. Aspetto negativo invece di questa seconda soluzione è che il polo culturale veniva ipotizzato qua dove siamo noi, collocato in Via Matteotti, ed è meno rappresentativo, non aperto sulla città, lontana dal cittadino, con una concezione funzionale più orientata verso la biblioteca classica, cioè qui non si possono fare certe attività all'aperto, certe connessioni con la vita cittadina, perché proprio l'edificio è bloccato dalla viabilità che lo perimetra e dalla scuola confinante. Poi la distanza tra la sala civica e il polo culturale non consente un utilizzo flessibile degli spazi per mostre, esposizioni, dibattiti, relazioni e attività culturali, quello che dicevo prima, la possibilità di avere la sala civica vicina al polo culturale è un enorme sviluppo, dà un enorme sviluppo, un'enorme potenzialità. Poi l'assenza di spazi di relazione esterni, perché non ci sono spazi, non c'è giardino, non c'è possibilità di avere spazi pubblici, e la carenza di parcheggi, che non è da sottovalutare, perché i parcheggi più vicini sono quelli di Via Verdi, per cui c'è questa problematica. Ah, ecco, parcheggi pieni. Parcheggi sempre pieni, sempre pieni. Con più ne facciamo, con più si riempiono di macchine. Ecco, per cui fatta questa premessa, adesso possiamo passare ad analizzare il progetto come è stato poi portato avanti. Ribadisco, il progetto non è un progetto, è un'idea che può avere una sua realizzazione, che può avere una sua finalità esecutiva, sta in piedi perché sta in piedi per tutto, però non si è voluto fare un progetto completo, no, è qualche cosa che deve servire per iniziare un cammino. Cioè, nonostante, dovrò dire, data la necessità di quantificare costi, avere un'idea di cosa può costare un intervento di ristrutturazione rispetto poi, come dicevo, al confronto col nuovo, abbiamo dovuto entrare un momentino più nel dettaglio ed
dettaglio per dettaglio è uscita una soluzione che è così com'è e completa. Naturalmente abbiamo fatto computi metrici eccetera e siamo arrivati a dei costi che poi alla fine vi verranno analizzati e spiegati. Sì, la particolarità della scelta della soluzione 1 è anche il fatto che può essere divisa per lotti di intervento, ovvero sia tutto il comparto ex alberio potrebbe essere, e tutto il progetto annesso potrebbe essere diviso per fasi esecutive. Per esempio il lotto 1, che abbiamo visto prima, torno indietro un attimo, è l'ampliamento dell'edificio esistente con il collegamento dei parcheggi interrati e l'insediamento dello spazio biblioteca e spazi multimediali. Il lotto 2 invece prevede il recupero dell'edificio esistente, cioè la parte rimanente, con la localizzazione ovviamente della sala civica in mezzo, come già stato spiegato precedentemente, gli uffici sociali, cultura e sport e il magazzino economato. Il terzo lotto prevederebbe invece la realizzazione dei parcheggi interrati. Il quarto lotto, la sistemazione delle aree esterne a verde e arredo urbano. Il quinto lotto è la riqualificazione dell'attuale edificio dove siamo ora, tra via Matteotti e via De Morra, con la riorganizzazione degli uffici, un nuovo accesso con elevatore esterno per l'eliminazione delle barriere architettoniche e i nuovi archivi comunali. È un lotto 6 ipotetico, che è una rivalutazione dell'attuale spazio biblioteca, che al momento non ha una collocazione, inteso più come spazio jolly, che potrebbe essere avere delle destinazioni future. Questo è un po' lo schema generale di tutti i lotti di intervento. Entrando nello specifico del lotto 1, l'attività principale che dovrebbe risiedere nel lotto 1 è proprio quella della biblioteca, lo vedete là in alto in rosso, avanti. No. La biblioteca è questo identificata al piano terra dell'edificio in ampliamento ex alberio, in parte in ampliamento, in parte ristrutturato, con affaccio diretto sulla piazza. L'idea è quella di avere degli spazi luminosi e vetrati in correlazione proprio con lo spazio esterno, proprio per evitare questo distacco e approfittare anzi proprio di una nuova ricollocazione degli spazi esterni per godere appieno dello spazio biblioteca. Lo spazio biblioteca si compone anche di un'area bambini, quindi uno spazio dedicato ai bambini per avvicinare alla lettura in modo divertente e dinamico. Quindi ci siamo immaginati uno spazio un po' più appartato rispetto al resto, comunque di dimensioni importanti, dove i bambini possano appunto avvicinarsi alla lettura in modo giocoso e divertente. Ci siamo immaginati anche un piccolo spazio a bar, tipo bistrò, per favorire la socializzazione e gli scambi culturali, che abbiamo voluto così spiritosamente chiamare Libar, che è ovviamente il dialetto di libro. Libar. Un Libar. Tutta la biblioteca, compresa la parte, della porzione dello spazio bambini, si sviluppa su due livelli a soppalco, proprio perché va a sfruttare la doppia altezza dell'edificio alberio esistente. Quindi una delle caratteristiche di questo spazio è quello di potersi affacciare direttamente sullo spazio sottostante, contemporaneamente ovviamente godendo sempre della bella vista verso la vetrata esterna. Proseguendo al piano sopra, ci siamo immaginati, sempre attraverso il collegamento del corpo scale che vedete in basso a sinistra, l'idea di una sala lettura più intima, più piccola, uno spazio per piccole presentazioni, eventi e corsi.
Poi più a nord invece uno spazio, una sala multimediale per postazioni computer, attività di laboratorio e co-working, che al piano, diciamo, secondo, nonché sottotetto, delle sale studio più raccolte e un po' più isolate dal resto, dedicato magari proprio agli studenti. Ovviamente ogni piano è dotato di spazi accessori dedicati ai servizi igienici. Tutto lo spazio è collegato, tutto l'edificio è collegato con il corpo scale che vedete in basso a sinistra. Il lotto 2 lo vedete là in alto a sinistra, è la riqualificazione della restante parte di tutto il complesso dell'alberio. Quindi vedete in viola la sala civica, in giallo le altre destinazioni. Andiamo avanti. Quindi al piano terra ci siamo immaginati un nuovo accesso agli uffici comunali dall'attuale parcheggio antistante i vigili, con accesso da via Marconi. Quindi l'edificio sarebbe dotato di un doppio accesso, questo qui che vedete giallo direttamente agli uffici, e poi quello a sinistra che invece dà sul corpo scale, quindi alla biblioteca e a tutto lo sviluppo dell'edificio. A nord dello spazio alberio ci è stato chiesto di mantenere uno spazio economato per il rimessaggio dei mezzi comunali, perché l'economato è comunque un magazzino molto importante, abbiamo scoperto, per il comune. Anche se riteniamo questa destinazione di magazzino comunque temporanea, ce lo siamo detti spesso tra di noi, crediamo che una soluzione di magazzino al di fuori di questo complesso sia quella migliore. Questa è una soluzione, visto che lo spazio esiste, è anche comodo l'accesso, mantenerlo nella prima fase è logico, anche per essere diciamo polmone del movimento degli archivi che poi vedremo in seguito. Insomma, può essere uno strato mantenuto temporaneamente mentre si sviluppano gli altri lotti. Si completano il piano terra questi uffici, avanti. Gli uffici in forma giovani, cultura e sport, con questa ipotetica dislocazione. Al piano primo i servizi sociali con i nuovi uffici, e poi quello che è ovviamente la sala principale di tutto il comparto. Come è stato detto prima, ci siamo lasciati così suggestionare dalla vetrata esistente dell'edificio alberio, che ovviamente caratterizza il complesso, e vorremmo lasciarla tale e far diventare, diciamo, la sala consigliare proprio il cuore pulsante di tutto l'edificio. Cioè, vorrebbe essere una sala consigliare che si mostri, insomma, che non si nasconda, come invece purtroppo questa sala fa. La sala consigliare dovrebbe essere anche una sala polivalente, utile per conferenze, per mostre ed eventi, questo utilizzando ovviamente un arredo che sia amovibile e localizzandolo magari negli spazi a magazzino di fianco, e quindi rendendo questa sala molto, molto trasformabile, molto dinamica. Avanti. Il lotto 3 è praticamente la realizzazione del parcheggio sottostante, utilizzando, come abbiamo detto prima, l'accesso del supermercato Coop, che andrebbe a creare la possibilità di un piano interrato e la collocazione di 40 posti auto direttamente collegati con il corpo scale qua sotto, che vedete, che ovviamente è il collegamento verticale dell'edificio, e quello che poi sarebbe un locale a deposito, utilizzando la cantina dell'edificio alberio esistente. Avanti. Il lotto 4 sono nient'altro che la riqualificazione degli spazi esterni, per cui avanti. Le aree esterne si compongono della sistemazione dell'area verde degli attuali parcheggi su via Marconi, quindi sulla facciata nord dell'edificio,
e i nuovi parcheggi disabili in corrispondenza dell'attuale accesso carraio alla casa comunale e al nuovo accesso agli uffici comunali, ovviamente la riqualificazione dello spazio antistante la biblioteca, quindi con un nuovo arredo urbano, e una ricollocazione dello spazio giochi bambini, che ovviamente andrebbe ripensato e rivisto rispetto a quello attuale, riutilizzando ovviamente i giochi che ci sono, ovviamente. L'ultimo lotto che andiamo a vedere è nient'altro che la riproposizione dell'edificio di via Matteotti, che, come abbiamo detto prima, subirebbe sostanzialmente una riqualificazione degli spazi interni. Quindi una riqualificazione degli uffici tecnici al piano primo, una ridistribuzione al piano terra degli archivi, che vedete in marrone, quindi l'archivio storico e gli archivi degli uffici tecnici, e in verde le associazioni. Il superamento delle barriere architettoniche, perché uno dei problemi dell'edificio attuale è quello di poter accedere al piano primo dell'edificio, quindi la possibilità di posizionare un elevatore esterno all'interno del cortile del fabbricato, direttamente poi collegato con l'accesso su via Matteotti. Quanta autonomia abbiamo? Vabbè, vediamo. Vai. Niente, qui abbiamo praticamente quantificato, ipotizzato la possibilità di procedere col progetto per fasi, indicando la fase A, la fase B, la fase C, la fase D, a seconda dei tipi di intervento, andando poi ad analizzare qui sinteticamente un po' quelli che sarebbero i costi di intervento. Abbiamo cercato di ipotizzare delle fasi in cui i diversi lotti potrebbero venire realizzati. È semplicemente un'ipotesi, secondo quello che avevamo discusso con l'assessore. Vi faccio notare che la sequenza tiene conto di una distribuzione di importi tra loro congrua, nel senso che in questa ipotesi qui che vedete, per esempio, è stata fissata come prima fase quella della realizzazione dei parcheggi esterni, dei parcheggi interrati, quindi in verde, e a questa prima fase potrebbe essere agganciata la progettazione di tutti gli altri comparti. Quindi in questa prima fase ci sono tutte le progettazioni, in quelle successive dei lotti rimanenti ci sono le progettazioni solo esecutive degli altri lotti. Quindi questo per dimostrare che, oltre a una fattibilità di idee, di spazi, di analisi anche tecniche dell'esistente, esiste anche una fattibilità economica. Poi i numeri derivano da comportamenti sistematici fatti sugli interventi, sulle idee che avete visto, quindi sono stimati secondo una reale fattibilità. Vogliamo dire o non si vedono gli importi? Diciamo gli importi, se ci piantano un minuto finisce la presentazione. Dopo torniamo sugli importi. Caccia la vera, Veronica. Vabbè, queste sono delle immagini, delle suggestioni che la realizzazione del progetto ha portato, ripeto, sono solo delle ipotesi di come potrebbe essere, diciamo, l'edificio com'è? Alberio, là in alto vedete com'è, con quella facciata monca e quasi cieca,
e come, secondo questa prima nostra ipotesi, potrebbe essere. Idem nella seconda slide con un'altra inquadratura, lì in alto si vede com'è e come qua sotto invece come potrebbe essere. In quest'ultima slide si vedono invece, si entra un po' sullo specifico così dei materiali utilizzati, quindi una rivisitazione della facciata su via Marconi in chiave un po' più moderna, lasciando comunque i due portoni di accesso allo spazio, diciamo, a magazzino. Trattare le pareti cieche a nord con idonei ovviamente rivestimenti coibentanti per un discorso energetico, immaginandoceli però anche magari rivestiti, perché no, di verde. L'utilizzo, lo stesso sulle facciate, sulla facciata sud, tutte le facciate cieche, l'utilizzo di pannelli fotovoltaici solari nelle vetrate, e mi riferisco alla vetrata della sala consigliare, là in alto, che potrebbe portare ovviamente dell'ombreggiamento necessario, ma allo stesso tempo captare i raggi solari e quindi produrre energia. E poi questi brisolei verticali posati sulle pareti trasparenti per togliere l'irraggiamento diretto del sole. Ecco, questo era un po' un quadro generale di quello che potrebbero essere macroscopicamente gli interventi di fattibilità. Allora, abbiamo visto i costi. Diciamo che, come si è detto, si è cercato di suddividere in fasi proprio per evitare di caricare l'amministrazione di spese notevoli durante l'anno, durante gli anni. Da un primo importo di 920.000 euro che riguarda il parcheggio, più la progettazione di tutto, più la direzione dei lavori dei parcheggi, più tutte le spese che gli vanno dietro, che sono tante, IVA, si arriva a 920.000 euro. La fase B, che riguarderebbe l'ampliamento e la ristrutturazione parziale dell'edificio alberio, comporta una spesa in termini di lavori di 900.000 euro più 410 tra direzione lavori, spese tecniche, IVA e quant'altro va dietro. Che non si finisce mai di fare quei conteggi. Sembra assurdo, tutte le volte che le analizziamo diciamo: ma è possibile che se un lavoro costa 900.000 euro poi ci siano 410.000 euro di spese accessorie? È così, somma a disposizione, totale 1.310.000. La fase C, che è quella invece della sala civica, uffici eccetera, comporta un onere di 1.100.000 euro più 510 di spese a disposizione, 1.610. La terza, la fase D, che è quella delle superfici esterne, arredo urbano, 296.000 euro, la ristrutturazione degli edifici e l'adeguamento degli edifici di via Matteotti in materia di barriere architettoniche, di impiantistica e di controsoffitti, come hanno chiesto i tecnici, di abbassamento dei soffitti in particolare, comporta un onere di 380.000 euro. Totale complessivo di conseguenza dei lavori 2.950.000 più spese aggiuntive, totale 4.516. Questo è quanto il Comune dovrebbe programmare per sviluppare queste ipotesi. Ma è anche un richiamo al discorso dell'abbattimento, ecco, totale e ricostruzione che c'era stato paventato in Commissione. In sede di commissione qualcuno ha detto: ma perché non demolite e non rifate tutto? Già allora ce l'avamo un po' sbilanciati dicendo: è bello ristrutturare, certo, è anche altrettanto interessante rifare il nuovo, però di fronte ad una situazione come quella che abbiamo noi, valutiamo. Allora, ristrutturazione con parziale ampliamento, questa è la soluzione che è stata adottata. Bisogna considerare che questo edificio degli anni 60 rappresenta una parte di patrimonio proprio di quel periodo e ha una propria valenza, l'abbiamo detto, che è frutto dell'attività lavorativa di cittadini mandatesi. Lì dentro si è sviluppata un'attività, aveva un discreto, diciamo, attaccamento nei confronti della cittadinanza, perché la frutta e verdura era un'attività
di tutto rispetto, e chi aveva sviluppato quei volumi l'aveva fatto per riuscire proprio a portare avanti al meglio quell'attività, per cui merita comunque una certa attenzione. L'adeguamento architettonico, l'abbiamo detto, con opportuni interventi di simmetria nell'inquadramento simmetrico del complesso e l'uso di materiali tecnologici sulle facciate può assumere un forte significato architettonico contemporaneo. In più, le sue caratteristiche costruttive, strutturali, muratura portante, telaio in cemento armato con sezioni ribassate, cioè è un edificio costruito bene. L'aveva costruito la Piattimentasti, è un'impresa che a Malnate ha lasciato il segno, ha fatto tanti lavori pubblici, il campanile, il cimitero, tutto il più. E aveva lavorato bene nel fare questo intervento, che anche con le opportune verifiche strutturali fatte, adesso non proprio approfondite, però per quello che si poteva, abbiamo riconosciuto essere ancora di notevole livello. In più la soluzione dell'ampliamento e ristrutturazione dà questa possibilità di poter procedere per fasi e di conseguenza di distribuire nel tempo i vari interventi, cosa che invece non si può fare, e passiamo alla slide successiva, con la demolizione integrale. È chiaro che questo presuppone l'abbattimento del collegamento, questa è un'ipotesi che poteva essere interessante, quella di costruire un edificio addossato, se fosse stato possibile rimuovere e demolire anche la porzione attualmente dove ci sono i vigili. Questo non è possibile perché nel frattempo partirà a breve una ristrutturazione della parte degli uffici dei vigili urbani, che mantiene nelle sue caratteristiche architettoniche l'involucro di adesso. Per cui andare ad addossare un edificio nuovo, un edificio comunque storico, in questa maniera non ci sembra una forma da poter proporre. È chiaro che proprio facendo anche in questo caso un edificio nuovo, bisognerebbe fare un unico appalto ed è impossibile frazionare nel tempo gli interventi. Questa nuova volumetria con superfici, cosa succede poi? Noi abbiamo analizzato fare poi un confronto tra quello che potrebbe essere il nuovo edificio con la ristrutturazione. Per fare un confronto serio bisogna fare un confronto sulla superficie che noi andiamo a realizzare in ristrutturazione confrontata a una superficie uguale nuova. Abbiamo visto che i costi del nuovo rispetto alla ristrutturazione sono molto più alti. In questo caso passiamo a quella successiva. Abbiamo fatto due ipotesi di nuovo fabbricato, una che avesse che prevedesse in costruzione delle superfici simili a quelle della ristrutturazione, quindi delle superfici in pianta del tutto analoghe, e un'altra invece che risponde un po' a quella richiesta di cercare di accorpare tutti gli uffici tecnici, quindi un edificio nuovo che contenesse tutti quanti gli edifici, compresa la parte tecnica, tecnico-urbanistica. E il confronto economico successivo è fatto proprio con queste due ipotesi alternative, quindi con l'importo lavori che è stato visto in precedenza, quindi 2.500.000 euro visti, esclusi gli oneri che abbiamo visto in aggiunta verso l'importo lavori, confrontato con le due ipotesi di demolizione e di costruzione sulla medesima volumetria, e invece confrontato poi con invece un'alternativa con l'aumento di volumetria per un accorpamento generale degli uffici. Abbiamo degli importi e delle differenze che giocano a favore della ristrutturazione, che rientra anche, che fa il paio con quello che abbiamo considerato prima già dell'aspetto economico. Secondo noi il fabbricato esistente ha le caratteristiche per essere recuperato, ha delle caratteristiche anche tecniche che consentono e spingono per poterlo recuperare anche in termini di miglioramento tecnico, energetico, strutturale, che sono i temi che in questo caso riguardano più me, ma comunque sono temi oggi attuali. Ha buone caratteristiche di costruzione strutturale e potenzialmente, dovendo essere adeguato a quelle che sono le normative già in vigore oggi per gli edifici pubblici,
potenzialmente può essere reso anche sostenibile dal punto di vista energetico. Queste considerazioni e valutazioni insieme al raffronto economico ci portano a queste conclusioni, che graficamente sono così riassunte, insomma, ci portano a consigliare un discorso di ristrutturazione. Forse non vengono gli importi, però si possono... Allora, abbiamo visto che il costo, limitatamente alla parte da ristrutturare del lotto 1 e 2 messi insieme, è 2.500.000 euro, contro la nuova costruzione paragonata alla medesima superficie di 3.082.000 euro, con una differenza di 582.000 euro di costo maggiore. Se invece si volessero, già che uno demolisce, faccio tutto quello che posso fare, la differenza diventerebbe di 1.180.000 euro. A questo punto, portami la slide, ecco perché abbiamo detto che la soluzione della ristrutturazione diventa un sì, perché è corretta, è logica, è più economica e distribuita nel tempo. Quella della nuova costruzione diventa un no, perché c'è troppo contrasto con gli edifici esistenti, ci sono difficoltà esecutive e non è possibile distribuirle nel tempo. Ecco, questo è più o meno il panorama, ho presentato il progetto, l'idea, eccetera. Adesso siamo pronti alle domande, se avete bisogno delle spiegazioni. Voglio dire, un parcheggio oggi come oggi, un parcheggio di quel tipo si fa in 6 mesi, scavo eccetera, 6 mesi, un intervento di... Scusami, devi parlare col metro non privato ma pubblico, mettiti un capo di cose doppio, un anno, no, però prenditi, perché no, 6 mesi, non cominciamo a ragionare, a fare in fretta. Ma il problema, i tempi sono, per quello che dico, sono molto legati ai finanziamenti, alle possibilità di accedere a disponibilità. L'avere fatto questi frazionamenti in vari step, a lotti, dà la possibilità al comune di dire: bene, quest'anno abbiamo 1 milione di euro a disposizione, lì appaltiamo un lotto, abbiamo 1,5 milioni, ne appaltiamo 2. Cioè, dipende molto dalla disponibilità economica. Purtroppo l'entità generale, abbiamo visto, va da 4 milioni ai 5 milioni di euro, inimmaginabile realizzarlo, anche se si potrebbe in un anno e mezzo, due, inimmaginabile. Qui è una cosa da sviluppare, ma veramente nel tempo. È ipotizzabile un lotto all'anno, per esempio, o è fattibile? Sì. Fattibile. Grazie. 5 anni è il target minimo, sì. Tutto il pacchetto, sì. Avendo i soldi. Sì. Tutto l'intanto. Domande? Microfono? No, lo porto io, sì, se non sei, se non sono perso, non so se è perso. Non ho capito come viene la parte dell'attuale comune, più la parte dei vigili urbani, che ho sentito che c'è in auge un progetto di ristrutturazione. Non ho capito come rientra in questo secondo momento, che è la ristrutturazione della nuova acquisizione. Rimane così? Senza partire da niente. Allora, l'abbiamo valutata, ma forse dovevo farne un accenno, non ce la siamo dimenticati. La parte attuale degli uffici comunali più o meno rimane la stessa, così com'è. Ci saranno delle modifiche a piano terra, gli spazi bambini, eccetera, essere spostato, eccetera. Però, considerato che il centro dati, la parte fulcro del comune, la sala consigliare, il sindaco, eccetera, hanno una loro localizzazione già definita e consolidata, pensiamo che quelli debbano, in questa ipotesi, restare quello che sono, cioè gli interventi sulla casa comunale sono limitati. E all'esterno? Già che ci sono, posso... Bello! Il progetto mi piace, anche se non ci capisco poco.
l'esposizione è molto interessante, solo che voglio mettere in evidenza alcune cose. Per esempio il magazzino. Lasciare lì il magazzino in questo polo culturale, che ho sentito che mi sembra che sia una cosa provvisoria, secondo me va rivisitato. Il magazzino va allocato in un altro posto, perché se facciamo un polo culturale è chiaro che secondo me, nella mia ignoranza, sia giusto, no? Fare in modo che il magazzino vada allocato in una riserva comune. Poi ho visto che sempre lì sono allocati servizi sociali. Secondo me i servizi sociali dovrebbero essere inseriti in questa sede, perché lì, se vogliamo fare il polo culturale, che deve diventare un momento di socializzazione, secondo me, a parte l'aspetto tecnico che resta nella vecchia struttura, che è quello del centro elaborazione dati, quest'altro momento amministrativo, io, nella mia ignoranza, lo sposterei dentro questa realtà, perché di là proprio sarebbe bello fare in modo che diventi un momento di aggregazione complessiva e si lasci fuori il servizio. Poi se si potesse lasciare fuori anche lo strumento tecnico che oggi l'amministrazione usa per elaborare i dati, sarei propenso a farlo. Quindi lì ci farei. Io sono per la destrutturazione, ma questo bello mi piace, è interessante. Potrebbe diventare veramente un modo per far sì che a Malnate, no, si costruisca questo momento di aggregazione, che già in certo qual modo un'impronta c'è, perché con quella piazza delle tessitrici si è creata una cosa che a Malnate non ci stava da nessuna parte, quindi è partito questo momento di aggregazione. Poi la questione dei parcheggi, interessante, per creare parcheggi in centro diventa molto importante, e quindi questo consentirebbe, nel momento in cui si sviluppano tutte le iniziative che si potrebbero valorizzare con questo progetto, io addirittura farei un altro piano sotto, farei altri 40 parcheggi, e così, no, darei uno sguardo lontano dal progetto, aumentano i costi, però si possono valutare. Quello che volevo capire, poi chiudo, voi questo progetto l'avete elaborato perché l'amministrazione vi ha dato un incarico, o perché come studio professionale avete deciso di dare questo contributo all'amministrazione? Grazie. Allora, prima le parti tecniche, su quella questione del magazzino abbiamo detto che riveste un po' un aspetto di provvisorietà, che sarebbe poi opportuno trasferire magari in altri luoghi, in un capannone. Vabbè, quello è comunque una cosa momentaneamente necessaria. Sull'aspetto dei servizi sociali, la distribuzione eccetera, diciamo che c'è possibilità poi di manovrare nell'ambito delle due superfici e capire quale sarà la soluzione migliore. Sono forse da noi progettisti un po' prematuro aver centrato tutte queste possibilità. Ecco, l'ultimo aspetto invece, quello dell'incarico, il Comune ha pubblicato un bando nel quale chiedeva disponibilità. Prova. Chiedeva la disponibilità da parte di tecnici per produrre un elaborato, degli elaborati finalizzati alla possibilità di utilizzare lo spazio alberio in funzione poi di tutto il resto. A questo bando noi abbiamo risposto proponendoci con un disciplinare come si fa normalmente e abbiamo ottenuto in base alla nostra proposta l'incarico, per cui è un incarico a tutti gli effetti, finalizzato però ad uno studio progettuale preliminare, non definitivo eccetera. Cioè, ad avere delle idee che mettono in condizioni i futuri amministratori di capire cosa si può fare di quello spazio. Sì, ci sono altre domande? Se no,
pompa. Benissimo, perfetto. No, ridò il microfono, va bene. Faccio il balletto. Chi ha alzato la mano per primo? No, io volevo fare una domanda che è più rivolta all'amministrazione che ai tecnici. Qui c'è Marini che ricorderà, come ricordo io, che alcuni anni fa fu fatto anche allora un concorso di idee per la sistemazione di questa zona. Concorso di idee che produsse una graduatoria, il primo, il secondo classificato e così via. Me li ricordo alcuni di quei progetti, qualcuno anche, secondo me, che non sono un tecnico, pregevoli. Ecco, mi chiedo perché l'amministrazione ha fatto la scelta di rifare un bando, quindi una nuova progettazione, se c'è un motivo tecnico, economico ovviamente c'è, perché il bando presuppone il pagamento dei professionisti. Perché ha fatto, è ritornata su un'idea di abbandonare un concorso già fatto, mi pare, 10 anni fa circa? Quali sono i motivi, insomma, che hanno spinto l'amministrazione a fare questa nuova scelta difforme da quella fatta 10 anni fa, insomma, da un certo punto di vista? No, l'ho premesso quando ho presentato la serata. Non l'ho sentito. Adesso te lo ripeto. Adesso rispiego. No, premesso quando ho presentato la serata che questa esigenza di avere uno studio di fattibilità tecnico-economica è scaturita dal fatto che a dicembre 2018 abbiamo acquisito la proprietà ex Atene. Pertanto questa nuova proprietà del comune deve essere valutata se integrabile nello spazio nuovo che volevamo costruire, che tipi di costi, quali variabili, quali problematiche, e tutto questo è quello che è scaturito, che ha illustrato lo studio Harking in questa serata, cioè sono cambiate praticamente le specifiche di progetto, pertanto è nata l'esigenza di studiare un nuovo progetto di fattibilità tecnico-economica. Grazie per la presentazione, molto interessante, però volevo sapere, avete parlato di materiali tecnologici, quali sono e quali materiali verranno invece utilizzati per l'ampliamento dell'8B, se non ricordo male, per rendere simmetrica tutta la struttura, e dal punto di vista della sostenibilità, se arriviamo a una classe energetica a più. Allora, per quanto riguarda i materiali nella parte di ampliamento, qualcosa si vede nei rendering, la parte di ampliamento, la facciata di apertura sulla piazza è concepita con una struttura in acciaio e chiusura in cristalli, la base è questa, il resto delle strutture poi ricoprono quello che esiste già in materiali, quindi sarà base muratura portante. In termini energetici si è costretti ad arrivare a degli standard molto alti, perché gli edifici pubblici, come dicevo prima, hanno oggi già l'obbligo di essere praticamente portati, sicuramente se si parla di edifici nuovi, sicuramente devono essere progettati e realizzati con la dicitura NZEB, cioè fabbricati praticamente a consumo zero. Anche una ristrutturazione di questo tipo deve essere fatta ed eseguita in maniera spinta da quel punto di vista. Quindi i materiali che sono oggi esistenti poco hanno di capacità di isolamento termico o altre caratteristiche, sono massivi. Su questi si può intervenire a livello di copertura con una parte tecnologica che dicevamo prima essere sia attiva che passiva, cioè sia oscurante che captante. Sulle murature cieche, rendendole
coibentate, adesso non ti vedo, sto parlando, ok, rendendole coibentate con materiali tipicamente sulla pelle esterna, noi avremmo previsto anche in previsione di questi aspetti complicati dal punto di vista energetico, ma lo sono sia per fabbricato in ristrutturazione che per un fabbricato nuovo, quindi pelli che devono essere anche con quel verde dovrebbero avere prerogative anche di essere attive, quindi un controllo dell'umidità, cioè ci si può sbizzarrire. Tengo a dire che la struttura che oggi esiste non compromette poter fare quello che si vuole, in quel senso. C'è un'altra parte di domanda che non... La classe non si parla di classe, si parla di... si parla di Enzo. Io faccio i miei complimenti allo studio, che è infatti un progetto che è molto, molto avveniente, di grandi ambizioni. E una parte della domanda me l'ha già anticipato il signor Burino, che praticamente anch'io penso che condizionare la facciata praticamente per l'allocamento dell'economato praticamente va a condizionare molto il discorso di un portale molto alto. Così, alza la voce che non si sente. Si dovrà poi spostare, è un peccato appunto condizionare questa parte con dei disegni, magari con un disegno architettonico che potrebbe essere modificato, non so, adesso questo bisogna vedere nello specifico la facciata. Poi altra cosa, ho visto il rendering, comunque lo rende molto, molto bene l'idea, il discorso della sala polivalente, che a me piace molto, nel senso che questa volta molto alta e chiedo che tipo di capienza può raggiungere. Poi, visto che si parlava di polifunzionale, trasformabile, eccetera, con la possibilità di fare eventi e quant'altro, cioè, però non vedo per esempio la possibilità di un posizionamento di un parco, che quello potrebbe non essere sicuramente trasformabile, cioè almeno quello dovrebbe essere in pianta stabile, come hanno fatto anche alcuni sale che hanno fatto, per esempio, in mente Sala Mategani, non so, Varese, anche altre piccole che hanno già sono già preposte per una certa cosa, ecco, perché visto i diversi eventi che vengono sempre proposti via mannate, di cui c'è sempre bisogno, per non ricorrere poi magari agli oratori o la vecchia tra virgolette, che comunque è più che mai efficiente ancora, l'aula magna, però di cui si parlava di un ammodernamento, cioè si fosse già il palco qui, ovviamente potrebbe avere quello che non so, sarà consigliare piuttosto che delle riunioni, piuttosto che altre cose, cioè anche dal punto di vista di concerti, di spettacoli, di cinema, eccetera. Quindi naturalmente il palco è, in questo caso è molto importante, c'è la possibilità che venga allocato con i limiti. Provo a risponderti. Allora, la sala consigliare che abbiamo ipotizzato ha una superficie di circa 200 metri quadrati, con una capienza di posti seduti ipotizzati di 100-150, ampliabili se il tavolo del consiglio diventasse un tavolo con una forma diversa, quindi quasi a raddoppiare la capienza, quindi a diventare quasi di 200 persone. Il fatto di ipotizzarla anche come spazio per concerti o comunque rappresentazioni teatrali, allora forse su una rappresentazione teatrale posso sbilanciarmi e dirti sì, su un concerto evidentemente non credo sia il posto più adatto. Colgo la tua osservazione giusta sul fatto che probabilmente lo spazio a magazzino economato non è molto attinente al concetto di polo culturale, e probabilmente magari un ripensamento di quello spazio potrebbe, perché no, magari essere pensato per degli spazi ancora ricettivi come magari li intendi tu. Quindi può essere magari che quello spazio possa essere appunto rivisto e rivisitato con quella... Sì, ecco, non sarà forse grande abbastanza. Se quella dovesse essere un'esigenza, probabilmente tutto il piano terra bisognerebbe un po' ripensarlo, però
credo che sia un'esigenza legittima. Sì, se fai un teatro vero credo che gli spazi siano, sì, tu dici una sorta di aula magna riproposta in questo spazio culturale. Non ci sono gli spazi. Buonasera a tutti e complimenti per la bella presentazione, perché ritengo che sia stato fatto un bel lavoro. Io invece volevo porre l'attenzione per quanto riguarda sugli impianti. All'interno del budget che è stato stimato, che tipologia di impianti si è pensato di fare e se all'interno si è pensato anche di andare a puntare sulla sostenibilità non solo dell'involucro ma anche sulla sostenibilità impiantistica, ad esempio come recupero delle acque meteoriche, quindi per andare a alimentare le cassette dei WC piuttosto che andare a utilizzare acqua potabile, o delle scelte che puntano sempre alla salvaguardia dell'ambiente, dell'ambito del turismo. Ma quello sarà il compito di chi farà l'esecutivo. Non ci siamo spinti a questo livello di non ci siamo spinti a questo livello di progettazione. Questo è uno studio di fattibilità che dovevamo dare, dovevamo fornire delle risposte in termini di spazi architettonici, aspetti da considerare, costi derivanti, aspetti da considerare per la successiva ristrutturazione. In questo caso è chiaro che saranno degli obblighi e oltre agli obblighi delle volontà di spingersi anche a utilizzare al 100% un discorso di sostenibile. Ma non è questa la fase, noi ci siamo fermati, prima dando delle indicazioni che diciamo che vanno in quella direzione lì, ma non hanno le specifiche. Cioè dei costi che possono anche prevedere. Prova senza microfono. Quanti posti saranno disponibili e se si è pensato che per un posto sia disponibile sia la commissione LAN sia prova a riassumere. Mi riassumi la domanda. Sì, allora, come ti chiami? Sonia chiedeva se la capienza dello spazio sala studio, se ho capito bene, e poi se in quella sala è prevista un collegamento internet, wifi, piuttosto che questo. La seconda parte della domanda, cioè ti rispondo subito e dico di sì, nel senso che ovviamente ormai qualsiasi spazio multimediale debba necessariamente essere dotato di questo tipo di attrezzatura. Sulla capienza di una sala studio ci siamo posti un limite di 30-40 persone. Però, ripeto, questa è stata solo ed esclusivamente ancora uno studio preliminare. È chiaro che se poi le esigenze dovessero essere quelle di una sala studio con maggior capienza, piuttosto che tutto la ridistribuzione del piano potrebbe essere rivista. Ecco. Ci siamo basati solo su delle superfici, cioè abbiamo fatto un paragone sulle superfici attuali, le abbiamo un po' così ipotizzate su quello che potrebbero essere per esempio la nuova biblioteca, i nuovi spazi multimediali che saranno per esempio il doppio della biblioteca attuale, per darti proprio solo un piccolo dato. Per biblioteca intendo non solo lo spazio libri e lo spazio lettura ma anche le sale multimediali. Non me la ricordo. Se mi sta insegnando quello che chiediamo per poter poi elaborare. Ah, sì, però diciamo che se li segna l'amministrazione questi suggerimenti. Dopo. Noi ovviamente ne prendiamo atto e anzi qualsiasi suggerimento è ben accetto. Però il nostro compito in un certo senso finisce qui.
il nostro compito era quello di dare delle indicazioni. Questo è quello che ci è stato detto. No, se posso aggiungere su questo aspetto importante, loro giustamente hanno fatto uno studio di fattibilità. La seconda fase prevista è quella della progettazione vera, entrando nello specifico, quindi ci sarà un bando di gara di progettazione e lì poi si scenderà nel particolare di tutti gli aspetti che vogliamo che ci siano, e a quel punto sarà fondamentale la partecipazione, la raccolta di tutte le istanze, di tutte le richieste da parte dei cittadini. Poi il progettista potrà realizzare in base alle esigenze reali della popolazione. Quell'aspetto sarà fondamentale in un secondo momento. Grazie. Volevo, con l'occasione della domanda che ci hai fatto, volevo ringraziare Mannate e Org, che è sempre sul pezzo e presente, perché ai posteri sarà accessibile via video tutto l'evolversi di questa presentazione con domande e risposte, pertanto i futuri amministratori potranno attingere a questo database per finalizzare quelli che saranno i passi successivi, innanzitutto di finanziamento dell'opera e poi di istruzione di tutte le pratiche di progettazione e successivi step. Pertanto, se non ci sono altre domande, colgo l'occasione per ringraziare lo studio Harking per la presentazione che ci ha dato. Colgo l'occasione per accodarmi agli apprezzamenti già fatti dal pubblico, perché ritengo abbiate fatto un buon lavoro, anche perché se non altro siete dei mannatesi, pertanto probabilmente sono ferrati sul pezzo che hanno dovuto confezionare, e soprattutto a voi che avete avuto la pazienza e la voglia di sentire questa progettazione. Questa esposizione del progetto che abbiamo messo, che diamo un passo alla futura amministrazione. Buona serata e tanti ringraziamenti e saluti a tutti. Grazie. Thank you.